Good morning. I hope you slept well. Oh, good morning. Yes, I believe I did. Although I don't remember very much of what happened yesterday. You discovered the local fauna. Those beasts are very violent at night. Conversely, they're somewhat more docile during the day. Luckily, I arrived to hunt something for breakfast. Better than you, eh? Their meat is a bit tough, but it tastes better than rookie meat. By the way, we haven't been introduced. My name is Diego, and I'm the leader of the shadows in the old camp. I'm... Yeah, that's not important. You're a convict in the colony now. New prison, new life. That's what people say anyway. I'm gonna call you Rookie. All right with you? Hey, that scroll belongs to me. Yes. I borrowed it while you were asleep. Don't worry, Rookie. I'll give it back to you when we leave. It's an unusual document. Normally, rookies come in here with scrolls listing their crimes. That legal formality is meaningless here. It doesn't matter what crimes you committed outside. You'll have plenty of time to work them off here. If you live long enough. Yours, on the other hand, is special. It's red and carries a lacquered seal. It's a scroll intended for mages. La nostra prima scelta, ragazzi, nel gioco. Possiamo chiedere il perché o come no, perché noi. What should I do with the scroll? Well, Rookie, there are things more dangerous than wild animals in this place. For example, the ambition of many prisoners and how little other people's lives are worth. In your place, I'd keep my mouth shut until I found one of the mages. Although in your situation, that's not likely to happen. Why not? The mages are in the castle of the old camp. The only way people can get in are Gomez's men. So, now you know. If you want to find them, first, you'll have to join the old camp. There's no other way. Well, I'll have to report yesterday's attack to Gomez. Si erano bloccati sottotitoli. Shortly. But before we leave here, do you have any questions, Rookie? Ok, possiamo chiedere di parlargli della colonia o all'aiuto. Parliamogli della colonia. So what do I need to know about this place? Let's start with the basics. We call it the colony, and we produce ore for the king. At least that's what we do at the old camp. Inside the barrier, there are three camps. And if you want to stay alive, you'll have to join one of them. The old camp is the largest and oldest of the three. And, well, part of my job is also to tell the new arrivals that it's the best place for them. Diciamo che è il classico reclutatore, no? Quindi giustamente parlerà benissimo del campo vecchio, mentre il campo nuovo è la fratellanza della palude, che sono gli altri due campi della colonia, perché ha giocato Gothic 1, saprà benissimo di chi parliamo, sono quelli, diciamo, un po' la feccia che è rimasta in giro per la colonia.
i fanatici che seguono un fantomatico dio e mentre si drogano alla grande, mentre i banditi fuori legge sono riuniti nel nuovo campo. Allora, qui ci chiede, possiamo chiedere appunto degli altri campi, vedete appunto. Listen, rookie. Alongside the old camp, the new camp and the sect are nothing more than carnivals of mayhem and looting. In the old camp, you'll encounter people from those places who can better explain to you how things work here. As for me, I'll just tell you that the people in the new camp are a bunch of thieves and no scruples. And the people in the sect are all madmen, obsessed with certain herbs. As you can see, I'm speaking from a position of absolute Si è vista, si è impartiality. vista. Ok, find old camp. How do I find the old camp? Take this path. Past the clearing with the old tree, there's a guard post and an abandoned mine. If you go through it, you'll get to the old camp. However, the door is closed for security reasons until I issue the order to open it. I'll go there after breakfast. You can come with me. Ok, dobbiamo andarci per forza con lui. Restano ultime due voci. You mentioned someone named Gomez. Chiediamo informazioni su Who is he? Gomez. Gomez is the leader of the Ore Barons. He's the head of the old camp, the most powerful man in the colony. He's responsible for guaranteeing the ore shipment to the king and maintaining order in the only civilized zone inside this barrier. He's rather peculiar. A man of refined tastes and expensive indulgences. You'll see what I mean when you get to know him. Devo dire, ragazzi, che è molto narrativo e per chi ha poco tempo Let's say I want to join the old camp. diventa What do I have difficile to do? seguirlo. That would be wonderful news. No doubt about it. You should go to the castle gate. There, you'll find a man called Thoris. Tell him I sent you. Thoris isn't the friendliest person on the planet, but he knows what he's doing. He'll tell you who you have to win over to be accepted. Perfetto, abbiamo risposto a tutte le premi Q per uscire dal dialogo. L'unica cosa che possiamo help. Why did you help me? You were in trouble, and I happened to be passing by. Call it honor. Call it justice. No one should have to fight without a decent weapon and a fair shot at winning. But above all, I helped you because you're a rookie, and my job is to give you rookies an opportunity. Look, rookie, the colony is very dangerous, and even more so at night. Never leave the camps without being properly equipped. Besides, all you newcomers have the curious habit of getting yourselves into trouble. But I won't always be around to help you. Speaking of trouble, the scavengers were about last night. Did you see the attack on the lift? No, I
I arrived before the attack and got lost in a forest. I see. It's odd, because the only shipment from outside yesterday was the night one. Well, it's probably my mistake. In the colony, one loses all sense of time, among many other things. Come avete visto, ragazzi, è apparsa la voce in alto che ci dice appunto che Gomez, qui Diego, scusate, ricorda ciò che abbiamo detto. Quindi c'è una sorta di memorizzazione da parte dell'intelligenza artificiale delle scelte, delle cose che diciamo. Quindi potremmo avere in futuro delle ripercussioni su quello che... sulle nostre probabili verità. It's always a pleasure. Hey, you showed promise in the fight, but that's not going to do much good without a weapon. And there are also lots of wild beasts between here and the camps. It would be folly to travel unarmed. You can start by taking a look around the exchange zone near the elevator. I'm sure you'll find something useful there. When you get a decent weapon, come back and we'll go to the old camp together. Ok ragazzi, prima missione. Allora, ci chiede di trovare un equipaggiamento migliore. Apriamo il glossario, queste le azioni. Eccolo qui. Allora, missioni, oggetti delle missioni. Quindi scroll la pergamena, che abbiamo scoperto che risulta esserci un sigillo dei maghi del fuoco. Non abbiamo chiavi, non abbiamo magie, non abbiamo cibo, abbiamo solo sa spada deformata e nient'altro. Guest, come vedete le missioni stavolta hanno una narrativa dietro. The Red Scroll, dobbiamo trovare appunto i maghi del fuoco nel campo vecchio, oppure appunto l'altra missione, una spada decente per Diego. Ok, glossario ci mostra i personaggi, il bestiario, i posti, quindi exchange zone, la zona di scambio, la colonia, old camp e il campo di Diego. Poi abbiamo gli iscritti e tutto il resto. Ok, è momento di muoverci. Allora, lui ci ha detto, ci ha consigliato di tornare indietro, ma noi non sappiamo dove si trova indietro. Mamma mia, io volevo l'arco, però non abbiamo niente, quindi andiamo a esplorare. Ragazzi, la grafica è meravigliosa per essere un gioco in molto molto in alfa. Mi piace un casino. Ok, dobbiamo cercare di vedere un po' che possiamo fare. Ok, è apparsa la salute. Ok, qui è dove abbiamo subito l'attacco di quei mostri che ha ucciso Snapper. Rotten Meat. Sì, ok. Or Trumbler Coins. Prendiamo tutto. Come i classici GDR, ragazzi, noi dobbiamo recuperare pure l'anima dalle vittime. Invece dovrebbe essere un altro, erano tre. Erano tre i saprofaghi. E poi forse non so se sono saprofaghi. Ok, qui è dove abbiamo trovato quello lì. Ok, ma sì, guardate, ce ne sono un sacco qui in giro, eh. Perché dobbiamo fare un po' di razzia poi. Adesso noi torniamo indietro. Qui appunto è change zone.
Ah, ecco, adesso possiamo calpestarli, i bagarozzi. Io adesso facciamo un po' di esperienza. Dai, che matura. Ma dove? 2000, 2000, 10 e 10 ci vorrà un secolo per alzarsi di livello. Non so se riusciremo in questo mini demo ad arrivarci. Dovevo trovare delle risorse qui. Dai. Ok, siamo entrati. Via. Royal Bear. C'è un'altra cosa. Ah, puoi pisciare. Qui. Ma dai, la fai o no questa azione? Mi dà l'opzione. Ecco qui, va. Finally. I hope there's no scavenger around. I couldn't fight with this. Ok, esperienza. Madonna, manco l'esperienza, però è pisciato, dai. Parte sta Royal Beer che mi sono incastrato pure, Madonna. Si vede che ho il Gothic, ragazzi. Me ne sono incastrato. Me si è buggato il personaggio, ok. Vabbè, ce l'ho fatta, ragazzi. Sono riuscito indenne dalla trappola mortale. E ma non c'è tantissimo. Ok, qui non c'è più quindi il classico scassinamento con...